Siamo stati obbligati, nostro malgrado, a dimostrare all'ASP di Messina e al suo management che non è più possibile cercare di, come dire, osteggiare quelle che sono le corrette relazioni sindacali, la libertà di pensiero, la libertà di espressione attraverso le assemblee sui luoghi di lavoro. Noi abbiamo scelto l'ASP di Messina come posto di incontro per trattare argomenti importanti per i lavoratori Covid, i precari Covid, per trattare la dotazione organica, per trattare la stabilizzazione, per trattare temi importanti che sono quelli della sicurezza sul luogo di lavoro tanto cari alla nostra segreteria della CISL e della CISL FP. Eppure purtroppo per trattare semplici argomenti quasi si potesse o si dovesse operare una politica semi-asfaltatrice, ci è stato impedito per ben 3 volte di indire questa assemblea a Palazzo Geraci. A questo punto, siccome il diritto costituzionale alla libertà di pensiero, il diritto dello statuto espresso dallo statuto dei lavoratori all'articolo 1, 14 e 20 che parla proprio e recita della possibilità di indire assemblee sui luoghi prescelti dall'organizzazione sindacale anche in merito al loro collocamento per dare la possibilità della massima partecipazione anche ai dipendenti, ai lavoratori precari e del Covid e ai dipendenti di questa amministrazione dell'ASP di Messina, ed avendolo scelto come posto centrale a cui tutti possono naturalmente afferire con maggiore facilità, avevamo proprio chiesto per ben 3 volte, ribadisco, di indire questa assemblea a Palazzo Geraci. Ci è stato impedito, mai un management era stato come quello odierno, è evidentemente espressione di una politica, di un governo fallimentare. Noi chiediamo con questo itinerario, partiamo dall'ASP di Messina, ma ne faremo altre di manifestazioni in cui diremo il nostro pensiero. La sanità messinese ha bisogno di un cambiamento vero, drastico e repentino. Soprattutto noi vogliamo e chiediamo che il futuro, che ci ovviamente a breve termine ci riguarderà tutti, possa fare il bene della collettività, il bene del mondo del lavoro e che quindi come tale i manager non siano più ostaggio della politica. Una politica a Messina ben troppo nota.